Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione. EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. E qui Jovis Poco vi parla. Benvenuti nella player di Mopè nella sua versione TOTS con 86 di rating. Non vi chiedo un numero di like perché so che a molti non interessa questa review, ma ve la porto giusto per farvi capire di cosa è capace questo giocatore. Praticamente di quasi nulla, perché è una carta sufficiente. Vi potrei anche svelare subito il voto che le ho dato, ma sinceramente vi faccio aspettare un pochino. E se vi va, mettete un mi piace a questo video, anche per la carta di per sé, e condividete e iscrivetevi al canale. Link poi ai nostri social in descrizione. Allora, ragazzi, è un giocatore con una forza da rivedere. Assolutamente non dimostra nemmeno quell'81 in carta, ne dimostra molto di meno. E io, figuratevi, avevo uno stile intesa che aumentava la forza, ma così non è stato purtroppo. La resistenza, rivediamola anche questa. Rivediamo anche la freddezza. Quando viene marcato tende a far troppi errori. Purtroppo davvero negativissima come cosa a parer mio. E le 3 stelle skill sono brutte, perché comunque il suo dribbling in generale è molto molto interessante. Agilissimo. L'equilibrio lo aiuta tantissimo nel dribbling, sa dribblare come si deve, sa controllare il pallone e ha anche degli ottimi riflessi. Però 3 stelle skill assolutamente no. Lega assolutamente contro, però la nazione lo aiuta magari nell'ibrida abilità. Come pro però abbiamo finalizzazione, in area sa come si segna, difficilmente segnerà dalla distanza, il long shot è abbastanza deludente, secondo me. Il suo posizionamento in campo è buono, rimane attaccante ed è una cosa positiva. Il suo work rate è medio in attacco, medio in difesa. L'accelerazione è interessante, anche se magari sulla velocità massima si fa raggiungere. Colpo di testa non è proprio un pro, ma nemmeno un contro. Il passaggio cazzo sembra alto in carta, però non è proprio così. Cross più o meno li sa fare, passaggi corti se la cava, però magari sui passaggi filtranti, lunghi anche, ha delle difficoltà. Come alternativa vi dico Immobile. Tra le icon, Zolo 87. Ragazzi, lo so, Zolo 87 è forte ed è sicuramente, secondo me, più forte di questo Mopè. È nella nazione Griezmann, dello stesso livello Pukki, Tots. Come stile intesa, aumentateli assolutamente velocità e tiro. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, 2,5. Lo salva la nazione. È un giocatore da Weekend League? No. Da Division Rivals? No, assolutamente. Magari nella 8, 7, massimo 6 secondo me. Volevo farvi un confronto con Zolo 87 e Griezmann 89. Le in-game stats sono a favore un po' di Griezmann. E sinceramente tra Mopè e Griezmann sceglierei Griezmann, senza dubbio. E il mio voto per questa carta è un 6.5. Comunque la sufficienza la supera di mezzo punto. Non è proprio un attaccante fortissimo, secondo me non è nemmeno il più forte attaccante della sua lega. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Qui Jovis Po vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!